è tutto, ma adesso vado a trovare Antonello, vabbè questo non mi serve, Paparella, ordinario di microbiologia alimentare all'Università di Teramo. Ciao, ciao Antonello, bentornato con noi. Parliamo della castagna, perché non è un frutto secco la castagna, è un frutto, no? È un frutto, è un achenio, cioè noi mangiamo il seme in realtà, seme, non mangiamo realtà, neanche certo. Il frutto, mangiamo un seme. E chiaramente non tutte le castagne sono commestibili, se noi pensiamo per esempio all'ippocastano, che è questo. Questo. Ecco, vedi, ha l'ilo, questa è la cicatrice o ilo, che è completamente diversa da quella di una castagna. Oggi le lipe, che forse è più comodo per la telecamera. Così. Esatto, gira semplicemente. Eccoli. Quindi l'ippocastano è quello che noi troviamo l'ippocastano selvatico. L'ippocastano è selvatico e non è commestibile. E non è commestibile. E questo quello invece è il marrone. È il marrone che ha una colorazione più chiara e una forma diversa. La pellicina interna che si chiama, che è l'episperma, o pula, si rimuove più facilmente, vedi di qui? Sì. Se facciamo la differenza che c'è tra il marrone e la castagna, vediamo che nella castagna la pula è anche all'interno del seme e quindi sì, è più difficile da rimuovere rispetto al marrone. E per questo il marrone si usa per fare il marron glacé. Perché è più facile da lavorare, sbucciare, oltre ad essere più dolce. Oltre ad avere una dimensione anche più grande. Va bene, allora, le castagne sono difficili da conservare, oggi vedremo anche in quali forme le troviamo, no? Nel mercato. Però per esempio, l'altro giorno mi hanno regalato un sacchetto di castagne e poi sono tornata a casa ed erano tutte bagnate dentro, umide. Sì. Sì. E quindi la prima cosa che ho fatto, ho aperto, ho fatto bene? Hai fatto benissimo. Era un cassetto, un sacchetto con i buchi. Hai fatto bene, però vanno stese in un unico strato, perché le castagne sono ricchissime d'acqua, la metà del peso è acqua e quest'acqua tende poi a ritornare nell'ambiente. Ah, per quello si inumidiscono. Sì, per questo se noi le lasciamo così, in uno strato, in una busta così, all'interno si crea attività metabolica nel frutto che produce calore e produce acqua e quindi può innescare fenomeni come il marciume e l'ammuffimento. Quindi vanno aperte e stese magari vanno su una cosa in un unico di paglia. Strato, certo. E quindi in un sacchetto di carta oppure in un cesto e conservate molto lontano dai fornelli, molto lontano dal calore dal e molto calore. Lontano dall'umidità. Ok, per quanto tempo le castagne fresche? Guarda, se sono fresche possono essere conservate 2-3 settimane, ma le possiamo anche mettere in frigo, magari all'interno di un contenitore di vetro con una capsula chiusa. Ok, e si conservano? Si conservano meglio. A meno che non siano come queste, che vedi sono sterilizzate. Ah, che vuol dire sterilizzate? Cioè hanno subito una termoidroterapia, cioè un passaggio in vasca calda a 50 gradi per tre quarti d'ora e poi in acqua fredda. In questo modo, diciamo, sono eliminate le larve e le uova del parassita e la castagna prende più acqua e si conserva anche, è un po' più rigonfia, si conserva per 3-4 mesi. È vero, perché poi se si conservano mai si trovano gli animaletti che escono dalle castagne. Sono molto frequenti. Molto frequenti. Va bene, quindi questa è una prima cosa da sapere, però le castagne si trovano anche in tante maniere diverse, vero? Facciamo un altro esempio. Certo. Oltre al classico marron glacé meraviglioso di cui abbiamo parlato prima, questo quanto si conserva? Questo, diciamo, c'è il prodotto di pasticceria, quello è un prodotto di pasticceria che ha una durata di un paio di settimane. Però il prodotto commerciale, se viene confezionato, vedi che si usano sempre questi materiali alluminati, sono accoppiati di alluminio. Anche questo, all'interno c'è dell'alluminio, sì, perché se il prodotto viene messo a riparo dall'umidità, cioè si impedisce che tenda a cedere questa umidità, si può conservare anche molti mesi, può arrivare anche a un anno di conservabilità. Pensa. Ecco, quindi qui abbiamo i marron glacé conservati nell'alluminio. Nell'alluminio. E qui abbiamo invece... Questi invece sono prodotti di quarta gamma e questo è di quinta gamma, cioè sono prodotti scottati... E prodotti invece completamente cotti. Ok. Ricordiamo però queste sarebbero castagne bollite? Sono castagne bollite. Sotto vuoto? Sotto vuoto e le troviamo in vendita nel banco frigo. Per chi ci segue da casa, mi raccomando, questi prodotti vanno tenuti sempre nel frigo. Cioè sono prodotti che non possono essere tenuti fuori dal frigorifero perché non avendo un pH acido ed essendo stati cotti, non è escluso che ci sia anche il rischio botulismo, quindi va tenuto sempre nel frigo nella parte centrale, quindi a 4 gradi. Vabbè, torno da te. La migliore è quella fatta con i marroni, quindi quella ha maggior contenuto di zuccheri e senza zuccheri aggiunti e può tranquillamente essere conservata per un anno. Un anno senza nessun problema.
Allora, torniamo a parlare di quello che si trova in commercio. Abbiamo detto che le castagne sterilizzate ci danno garanzia, no? E si possono comunque conservare più a lungo di quelle fresche, che comunque sono sempre la cosa migliore. Poi ci sono quelle curate. Curate quali sono? Sono praticamente, queste hanno fatto la termoidroterapia, le curate hanno fatto solo l'idroterapia, okay. Cioè con l'acqua fredda, rimangono per 10 giorni nell'acqua fredda e in questo modo, diciamo, si innesca un processo di fermentazione lattica. Okay. Per cui lo sviluppo di questi batteri lattici promuove e blocca lo sviluppo fungino, quindi si conservano anche per 3-4 mesi. Ecco, queste cosa sono? Cos'è questa cosa stranissima? Quelle sono le castagne cinesi, sono molto apprezzate nella cucina cinese, vengono utilizzate per tanti, tanti piatti cinesi, però in realtà non sono castagne. Cosa sono? Sono dei bulbi di piante acquatiche. Che vengono sterilizzati o vengono confezionati sotto vuoto. Che non ha nulla a che vedere con le nostre castagne. Ecco, notizia di oggi che gli inglesi hanno messo dei bollini per classificare i generi alimentari, vero? Sì. In base ai grassi. Grassi e... oppure il sale oppure i glucidi. E quindi bollino rosso l'alimento da sconsigliare, bollino giallo l'alimento che potrebbe essere consigliato oppure no, e bollino verde l'alimento che può essere sempre consumato. E la cosa strana è che gli alimenti che sono molto grassi come l'olio, che però noi sappiamo fa molto bene. Però l'olio extravergine d'oliva, intendi? Che è un principio base della dieta mediterranea, è buono. Oppure la rosso, castagna. Cioè il bollino? Al bollino rosso. E anche la castagna? E anche la castagna, perché la castagna contiene molti glucidi, quindi zuccheri e amidi. Mentre invece magari le bevande gassate o le merendine hanno il bollino verde. Ah, questo, allora no, non ci siamo capiti. Questo, cioè, allora, forse non va tenuto... Non siamo d'accordo con gli inglesi, io non terrei neanche conto di questa loro classificazione, con tutto rispetto. No? Assolutamente no. Va bene, va bene. E che altro dire delle castagne? Qui c'è un ottimo pane di castagna. Il pane fatto con le castagne e con rosmarino, perché spesso nei prodotti trasformati di castagna, cioè fatti con questa, che è la farina di castagna, che si trova anche in commercio, vengono aggiunti per esempio pinoli, frutta secca, anche il rosmarino. Ecco, le caldarroste che compriamo per strada in questa stagione, no? Quelle quanto si conservano una volta le donne? Quelle è un consiglio che possiamo dare a chi ci segue. Non avanzano mai, però. Non avanzano, però chi ci segue da casa, se avanziamo delle caldarroste, le portiamo a casa, le dobbiamo mettere in una busta chiusa, sigillata, e mettere in frigo. E in questo modo le possiamo conservare per una settimana, perché l'umidità poca che è rimasta nella caldarrosta tende ad andare uscire, via. Mai lasciare invece nella busta sottovuoto le castagne fresche, se no succede questo. Queste sono rimaste per un giorno nella busta del supermercato e vedete lo sviluppo fungino. Certo, sono già ammuffite subito. Sì. Tende subito l'umidità dall'interno. Oggi abbiamo scoperto che la castagna tira fuori acqua. Sì. Ecco. E d'altra parte ne contiene metà, peso, 50% quindi... acqua, pensa un po'. Sì. Grazie al nostro Antonello Papalè.